nasce fine 2009, inizio 2010. Nasce perché ho sentito una particolare esigenza di voler raccontare la cronaca, l'attualità, e farlo attraverso prodotti di impegno civile, e appunto da questi prodotti che spaziano dal teatro agli eventi sul tema di mafia e antimafia ci sono anche i libri, appunto. E nasce appunto con quell'esigenza di voler raccontare il presente, raccontarlo con la forma della scrittura romanzata, del noir, delle antologie, raccontarlo con la forma del diario. E tutto ciò rappresenta anche quello che per noi significa anche oggi fare l'editore. Cioè, fare editoria oggi significa raggruppare un insieme di persone che possono essere scrittori, editor, esperti della comunicazione, amanti del teatro, autori, soprattutto autori, raggrupparli sotto un'unica rete e capire che oggi fare un libro non significa solo pubblicare una storia, ma significa raccontare delle storie, raccontare quello che c'è dietro e raccontare quello che c'è dopo, far sì che il lettore si possa innamorare non solo della storia, ma di tutto quello che oggi è fare editoria, una famiglia. Questo è per noi oggi essere editori. Noi ci occupiamo di progetti di formazione didattica, lavoriamo molto nelle scuole. Ti posso rispondere che dalla nostra esperienza abbiamo capito che il libro è importante perché noi avviciniamo molti lettori giovani, scuole medie e superiori, li avviciniamo a storie che possono essere mafia, antimafia, coppie di fatto, diritti al lavoro, immigrazione, ma anche storie che possono essere appunto semplici storie di narrativa contemporanea. Li avviciniamo e chiediamo a loro poi di discutere assieme all'autore, discutere assieme all'editore e capire di come possa essere utile il libro che hanno letto, come possa essere utile, possono essere utili dei consigli che può dare l'autore dopo una lettura. E il libro è importante per questo, perché leggere significa anche conoscere, raccontare. Noi che facciamo impegno civile, far sì che i nostri libri possano essere letti da più ragazzi, fa sì che innanzitutto il libro resta uno strumento dove si possa esercitare la memoria, ma noi ci dimentichiamo che noi siamo invasi dal mondo dell'elettronica, siamo invasi dal mondo del cartaceo, ma la maggior parte delle informazioni che restano chiuse in un libro sono informazioni che restano nel tempo, e la gente deve leggere perché il libro che racconti del passato, che racconti del presente, resta sempre un'importante traccia per il futuro, per raccontare un passato e per lavorare sul presente.